I sofisti. Oggi trattiamo i sofisti, la sofistica, e in particolare ci soffermeremo su quello che è uno dei pensatori più geniali dell'antica Grecia, in modo particolare uno dei sofisti più originali, Protagora. Innanzitutto, chi sono i sofisti? Ma i sofisti sono degli insegnanti a pagamento. Il termine sofista significa saggio, colui che è saggio, che possiede la sapienza, che possiede dunque la conoscenza. E i sofisti però nella Grecia delle città-stato, i sofisti nella Grecia dunque dell'agorà, nella Grecia della democrazia, erano quei sapienti che vendevano le proprie conoscenze, le proprie competenze ai figli degli aristocratici o agli aristocratici adulti stessi, cioè insegnavano a parlare bene, la retorica, parlare in maniera convincente, l'oratoria, parlare confutando le tesi altrui, la dialettica. Dunque erano i sofisti maestri di dialettica, di oratoria e di retorica, dunque le arti del parlare, del convincere, del parlare bene, del sostenere una tesi propria, nello screditare, smontare la tesi altrui con quella tecnica che voi sapete si chiama far cadere in contraddizione. Abbiamo già visto con Parmenide e Zenone, se la tesi di un avversario cade in contraddizione, quella tesi non può più essere sostenuta o va riargomentata. Dunque erano dei maestri insegnanti a pagamento. Ma perché questi insegnanti a pagamento, che dunque facevano della filosofia una professione, sono passati poi alla storia come cialtroni, imbonitori, parolai. Ancora oggi, se io dico, guarda, questo politico è proprio un sofista, guarda, questo giornalista, un sofista, prendiamo due professioni in cui conta parlare, ad esempio. Se sto dicendo che il Premier è un sofista, che il Presidente della Repubblica è un sofista, che il conduttore televisivo è un sofista, non gli sto facendo un complimento nel linguaggio comune che abbiamo noi oggi, perché gli stiamo dicendo che ho un'insegna a pagamento, no, ma che sta facendo sfoggio di dialettica, di retorica, ma tendenzialmente al fine di ingannare l'uditore. Di giocare con le parole al fine di trasformare ciò che è vero in falso e ciò che è falso in vero. Come mai i sofisti sono passati alla storia come parolai, come imbonitori, ingannatori? Beh, innanzitutto diciamo una cosa: esistono più generazioni di sofisti e probabilmente la prima generazione, quella di Protagora e di Gorgia, non è una generazione di parolai, non erano soprattutto degli insegnanti a pagamento, insegnavano, ma erano anche dei filosofi. Poi altri sofisti, seconda e terza generazione, dunque passiamo dal V secolo, andiamo al IV, al III secolo, che i sofisti diventano nelle generazioni successive soprattutto dei maestri di retorica, di saper parlare bene, di convincere gli avversari. Di screditare gli avversari e convincerli della bontà invece della propria tesi. Vuol dire che ci saranno più generazioni di sofisti che all'inizio si distinguevano per anche una filosofia originale, per una filosofia estremamente anche innovativa, e poi ci sono dei sofisti che successivamente faranno sfoggio soprattutto dell'arte del parlare bene. Allora già facciamo questa distinzione. Ma soprattutto il termine sofista in senso negativo è dovuto alla presa di posizione durissima contro di essi di Platone, che come più volte detto essere uno dei più importanti filosofi della storia, sicuramente il più importante filosofo antico con Aristotele. Platone sarà il nemico pubblico numero uno dei sofisti e i sofisti saranno i nemici, l'obiettivo polemico di Platone. Perché? Perché i sofisti saranno accusati da Platone di aver ucciso il più virtuoso tra i virtuosi, il più saggio tra i saggi, il filosofo più di tutti ha fatto della ricerca della verità e del sapere di non sapere la propria strada, la propria via da seguire, cioè Socrate.
Platone accuserà i sofisti di essere gli uccisori di Socrate. Attenzione, Socrate stesso è un sofista. Perché? Perché, e così vi spiego bene i sofisti sono quei filosofi che dopo un primo periodo di naturalismo antico, greco, mettono l'accento sull'uomo, si occupano dell'uomo, della virtù umana, della conoscenza umana, chi è l'uomo, quando è virtuoso, quando è onesto, cosa significa conoscere. Dunque, i sofisti cambiano l'agenda filosofica, i sofisti passano dall'occuparsi della natura del cosmo, scuola ionica di Mileto, Pitagora, fisici pluralisti, ad occuparsi di uomo, l'uomo. E in questo Socrate è un sofista, perché il cosiddetto periodo antropologico, cioè il periodo che va dal 400, okay, dal V al IV secolo avanti Cristo, il cosiddetto periodo antropologico, è il periodo in cui i filosofi spostano l'attenzione dalle stelle, quelle che Talete osservava sino a cadere nei pozzi, alla comunità umana politica, in cui ci sono gli uomini che vengono in mezzo ad altri uomini. L'uomo animale politico, grande teoria di Aristotele, di Platone, la inizia con la teoria Socrate, perché Socrate non si occupa dell'uomo isolato. L'uomo isolato, ragazze e ragazzi, è un'eccezione. Noi uomini siamo sempre immersi in comunità, viviamo con altri uomini. Poi possono essere comunità più solidali, comunità più conflittuali, comunità più organiciste, più atomiste. Ok, ma noi siamo sempre con altri uomini. Dunque, studiare l'uomo significherà studiare l'uomo tra gli altri uomini, con gli altri uomini. E Socrate, che è un sofista, si concentrerà sull'uomo. È chiaro? Ma qual è la finalità dei sofisti? È occuparsi dell'uomo ed educarlo. I sofisti hanno capito che un uomo è libero, che un uomo è autonomo quando possiede conoscenza, l'educazione. L'educazione, la conoscenza, le competenze fanno la dignità e la grandezza dell'uomo. La virtù che esaltano dunque i sofisti è la conoscenza ed è la parola. Sapere, conoscere e saper parlare. Ragazzi, dipende sempre dalla comunità in cui noi siamo. A Tamerlano, se avete fatto già l'impero Tamerlano con il professor Bertani, Tamerlano, Tamer lo zoppo, Tamerlano che costruisce il grande impero di Samarcanda, era analfabeta, zoppo, ma cavalcava il cavallo, sapeva brandire le spade come pochissimi altri, possedeva le virtù del guerriero. E una società di tra nomadismo e prime forme sedentarie, saper essere un grande guerriero era la virtù principale. Ma nella polis greca la virtù principale non è quella guerriera. Nella democrazia una virtù è parlare, e i sofisti l'hanno capito. Se poi adesso dovessimo fondare una democrazia sul bello, quando io ho fatto la battuta con candidati ce n'erano solo quattro, non potevate neanche scegliere il più bello perché quelli erano a prescindere. Ma se noi decidessimo che il valore, in parte in molti posti lo è la bellezza, noi voteremmo, decideremmo, sceglieremmo, agiremo in base alla virtù del bello. E un domani in cui i belli andranno al potere, sarà questo, forse è già arrivato questo momento, sarà quella la virtù, la bellezza. Se la società è guerriera, è la forza, è il saper brandire la spada. Ma se la società si fonda sulla comunicazione, la virtù è la parola. Ditemi, ragazze e ragazzi, quanto sono moderni. Hanno capito che nella comunità colui che ha il potere della parola è superiore, sconfigge e dunque anche più libero e autonomo chi il potere della parola non ce l'ha. E arriveranno anche ad essere degli spregiudicati parolieri. Ecco Platone. Allora voi pensate che con la parola si possa plasmare il mondo? La parola fonda la realtà? No, la realtà fonda la parola, dirà Platone. Invece all'estremo i sofisti potrebbero dirti e dicevano che la parola a fondare la realtà, perché in base a come noi parliamo produciamo la realtà. Dunque i sofisti esaltano la parola,
un concetto di virtù fondato appunto sul linguaggio, un concetto di virtù fondato sulla conoscenza e sul linguaggio. Chi più conosce, chi più parla bene, sarà ovviamente più importante, più libero, più autonomo, governerà, si ritagliava degli spazi all'interno della democrazia greca, delle città, del potere politico. Dunque sono spesso autori, filosofi, pensatori, insegnanti al servizio del potere, perché se ti venivi chiamato e venivi pagato per insegnare queste virtù, queste arti retoriche, andavi. Ecco dunque una critica che Platone muoverà, ma voi insegnate a prescindere da chi vi chiami, soltanto in base all'essere retribuiti? Questa è anche in parte, no, la nomea che si faranno appunto i sofisti. Padronanza ampia del linguaggio, vita dentro la comunità politica, vita dentro la polis, insegnanti, valore centrale però formazione, uso del linguaggio, conoscenza. Le competenze principali sono quelle pubbliche, non quelle private, ma d'altronde ve l'ho detto, nel mondo greco gli uomini, ma dovrei i maschi, a casa non stanno. La giornata la passi al lavoro, se sei aristocratico lo passerai nei luoghi della politica, dell'arte, della cultura, della guerra, del commercio, a casa si va per dormire. Punto. O molte volte si dorme anche fuori. La vera vita l'uomo non la realizza nell'oikos, nel privato, quello è il mondo borghese di cui noi siamo dal terzo secolo ormai, in cui noi siamo immersi ormai da 300 e più anni. Vediamo in questi minuti finali Protagora come esempio di sofista. Chi è Protagora? Protagora è tendenzialmente il filosofo del relativismo culturale. Noi dobbiamo a Protagora un'intuizione geniale, i nemici del relativismo, Platone o le religioni considerano Protagora invece un filosofo che ha iniziato una tradizione deplorevole. Noi dobbiamo a Protagora o in maniera positiva o negativa, l'inizio di quello che è il relativismo culturale. Perché? Protagora, che è nato ad Abdera, siamo ancora nella Grecia orientale, si trasferisce poi ad Atene, viaggerà in Sicilia, è di fatto un coetaneo di Socrate, nasce nel 490. Protagora, lui che viaggia nel Mediterraneo, tra la Grecia orientale, la Grecia continentale e la Magna Grecia, cioè l'Italia meridionale, in questo caso la Sicilia. Ebbene, Protagora, uomo appunto di ampia e vasta cultura e di viaggio, Protagora ci lascia alcuni frammenti di suoi testi che, interpretati, ci portano appunto al discorso del relativismo culturale. Vediamoli insieme. Protagora è il pensatore più originale dei sofisti. Era un maestro di eloquenza, saper parlare, argomentare. A lui la tradizione attribuisce la celebre frase secondo cui, eccoci qua, l'uomo è misura, il metro, di tutte le cose, delle cose che sono in quanto sono e delle cose che non sono in quanto sono. Questo è l'aforisma attribuito a Protagora da cui noi partiamo per costruire il pensiero di Protagora. Ve lo ripeto, l'uomo è misura di tutte le cose, delle cose che sono in quanto sono, delle cose che non sono in quanto sono. Cosa vuol dire? Proviamo insieme ad interpretarlo. Di questo aforisma, che cosa? Arrivederci, ci dà dei problemi di interpretazione. Tutte le cose non ci dà grandi problemi. Tutte le cose vuol dire la realtà. Le cose sono la realtà. La natura, un'opera d'arte artificiale. Artificiale, una festa, un rito, un abbigliamento, tutte le cose, un'istituzione politica e la realtà. Saranno problematiche le altre due parole, uomo e misura. Partiamo da misura, che riusciamo anche qua facilmente a rispondere. Cosa vuol dire misurare? Quando dico misura il perimetro,
misura le braccia per prendere le, appunto, le lunghezze per fare una camicia. Misurare vuol dire in questo caso giudicare. Cioè io giudico quanto è lungo, giudico quanto pesa, giudico il suo perimetro. Misura le sue parole, giudico e valuto le sue parole. Misuro il comportamento quando vi diamo il voto in condotta. Cosa abbiamo misurato il vostro modo di comportarvi in classe? Partecipe, puntuale, sempre in ritardo, non hai materiali, misuriamo la vostra condotta. Vuol dire esprimere un giudizio. Bene. La parola problematica allora sarà uomo. Cosa intendiamo per uomo? Si possono intendere tre cose. Vi dirò alla fine qual è la più idonea, opportuna. Partiamo dalle altre due interpretazioni. Noi possiamo intendere uomo ovviamente come l'individuo singolo. Il singolo uomo è il criterio di giudizio delle cose e può funzionare. Ad esempio, io porto qua una torta, faccio per la mitica terza F una torta, la metto qua, chiamo Giulia, chiamo Giorgio ad assaggiarle. Loro sono onesti, non dicono che è buona perché il professore non può aver fatto la torta cattiva, e dicono, ah, è dolce. E l'altro dice, ma effettivamente a me sembra invece pochissimo dolce. Come mai giudicano diversamente? Perché possono avere un apparato papillo-gustativo diverso, i due ragazzi, diverso. Un caffè amaro, troppo dolce. Quest'aula spaziosa, ma a me sembra stretta, dipende se noi soffriamo ad esempio di claustrofobia. Affacci del secondo piano, ma guarda che bello, mamma mia, secondo piano è impossibile salire, impossibile salire. Come mai giudichiamo il secondo piano bello o addirittura portatore di disagio? Perché siamo singolarmente diverse. Perché giudichiamo un caffè dolce o amaro, una torta buona o non buona? Perché ogni individuo è un'unità psicofisica diversa. Perché giudichiamo il baciarci su una panchina, davanti a tutti, ma dai, non si fa, non è un buon costume. Ma è normale, perché non si fa? Non posso baciarmi in pubblico? Perché avremo un giudizio diverso in base alla nostra singola, ovviamente, educazione, il nostro singolo percorso, il punto di vista soggettivo, ma soggettivo vuol dire del singolo soggetto. È chiaro? A me piace di più Ronaldo, a me piace di più Messi. Calciano la palla in maniera diversa. De gustibus non disputandum me. Ogni soggetto, va bene? Due. Umanità. Al termine uomo facciamo subentrare la parola umanità. L'umanità è criterio di giudicare le cose. Noi giudichiamo le cose in quanto uomini, umanità, non in quanto formiche. Se le formiche potessero parlare, darebbero il loro giudizio su un tramonto, su quell'albero, su queste briciole di pane che stanno portando, ma non lo sappiamo qual è il giudizio delle formiche perché non sanno parlare. Tanto le formiche, non avendo una vista che non prevede i colori, giudicherebbero questo mondo in bianco e nero. Se tutte le formiche fossero gli abitanti unici della Terra e potessero parlare, il mondo sarebbe bianco e nero, perché nessun altro avrebbe la prova del contrario. Invece l'uomo umanità ha tutti quei criteri, i criteri razionali. Dunque, di fronte alla violenza sui minori, l'umanità può esprimere il giudizio di condanna, perché nessun uomo ha dentro di sé quella cattiveria, li isoliamo quegli uomini, sono l'eccezione. L'umanità giudicherà la violenza sui bambini negativamente. E l'umanità giudicherà che cosa? Giudicherà un tramonto, ha delle categorie interne, delle formate, per cui va a dire che è bello il tramonto. L'umanità tendenzialmente dice che è bello, e dirà che un l'Everest è alto. Cioè abbiamo delle categorie conoscitive, delle categorie morali che ci accomunano. Perché le prime due affermazioni, molto interessanti, due interpretazioni, non sono così attribuibili in toto a Protagora? Perché la prima risente di una quasi analisi psicoanalitica, cioè il soggetto in quanto unità psicofisica
è diversissimo un altro soggetto. Io ho una certa educazione, formazione, rapporto con papà, la mamma, con la scuola, con la maestra, e giudicherò le tematiche di amore, di sesso, di politica, alimentari in modo diverso da un altro con un'altra formazione psicologica, educativa, ma sembra formulata da Freud, una cosa del genere. Perché umanità non va bene? Non va bene umanità perché risento un po' quasi una visione razionalistica, di razionalità universale, tipica degli illuministi. Cosa dico gli illuministi? L'uomo ha di ragione, dice, dirà che nasce libero e non schiavo. L'uomo libero dirà che la tortura umilia, che la schiavitù è sbagliata. Cioè, l'idea di uomo umanità che riesce a giudicare in maniera simile, analoga, comune, è un'idea di uomo razionale tipico degli illuministi. Qual è invece l'interpretazione di Protagora, su cui vi dirò poi ancora altre cose perché la lezione sta per finire, l'interpretazione più vicina a quello che è il pensiero di Protagora è uomo in senso di comunità, cultura di appartenenza. Ogni uomo, in base alla cultura, alla comunità, alla formazione, all'educazione che ha avuto, giudicherà. Dunque il criterio di giudizio non sta nella cosa, non sta in Messi, in Ronaldo, nell'occhio per occhio, dente per dente, nei diritti umani, nell'abolizione della schiavitù, nel un rito funebre che prevede il bruciare il corpo, seppellirlo. Il giudizio della cosa non sta nella cosa, ma nella cultura della persona che appartiene a una comunità. La verità per Protagora non è nelle cose, ma è nel soggetto che giudica le cose. E i soggetti giudicano le cose in base alla cultura di appartenenza. Sono di Atene o sono di Tebe? Sono di Sparta? Arrivo dalla Tracia? Sono un cartaginese, sono un romano. Oggi sono un ragazzo di Milano, di Catanzaro, abito a Montreal. Sono di Pyongyang o vivo a Sydney? Sono una famiglia illuminata, borghese, ricca, istruita. Sono famiglia contadina, sono una famiglia con meno mezzi. Questo dice Protagora, che la misura delle nostre valutazioni dipende dalla cultura dentro cui noi siamo nati, sbocciati e fioriti. Dunque, relativismo culturale. Non esiste un'unica verità, ma le verità sono relative alle culture di chi giudica.